Bentornati su Nomo Mammazzo e bentornati nella rubrica Trailer Reaction. Andiamo subito a vedere il secondo trailer del film Morbius con Jared Leto, ambientato sempre nel mondo di Spider-Man. Vediamo di preciso in quale. Siamo pronti? Via! Sarei dovuto morire anni fa. Persone in tutto il mondo hanno la mia malattia. Sono qui per trovare una cura. Dobbiamo superare i limiti. Prenderci dei rischi. Se vuoi scappare, fallo adesso. Pipistrelli. Dottor Michael Morbius, lei è scomparso per 2 mesi. Poi è stato trovato su una nave cargo arenata al largo di Long Island. Bella sta musica. Ah. Stavo morendo e ora sono più vivo che mai. Si è fatto qualcosa. Qualcosa dentro di me mi spinge a consumare sangue. Michael. Michael Jackson è Michael Morbius. La vuole ucciderti. Non succedeva nulla del genere da quella faccenda a San Francisco. L'altra metà vuole controllarti. Dottor Michael, dovremmo restare in contatto. L'avvoltoio di tutto per salvare una vita. Di Spider-Man. Non so di cosa sono capace. Sto salvi le persone, non le uccidi. Sei qui per curare il mondo o per distruggerlo? La scena finale è proprio il Morbius dei fumetti. Io sono Venom. Scherzo, sono il dottor Michael Morbius, al tuo servizio. Mamma mia. Voi siete entusiasti di questa cosa? Mi è parso di vedere dei pareri entusiasti. Siete sicuri di essere entusiasti di questa cosa? Soprattutto alla luce della battuta finale? Alla luce del fatto che è la stessa Sony, la stessa che ha fatto Venom e Venom 2, ragazzi. Ed è nello stesso universo, sicuramente, perché faccenda di San Francisco, che si riferisce a Venom, e probabilmente anche a Venom 2. La battuta finale fatta da Morbius, che non è assolutamente un personaggio comico, come non lo era Venom, anzi meno di Venom in realtà. Venom era, a volte, era qualche battuta la faceva nei fumetti. Non lo so. L'unica cosa che mi convince è la presenza di Jared Leto, che alla luce della stoccata che si è preso con il Joker di Suicide Squad del 2016 potrebbe dire no, ok, io faccio sto personaggio, però voglio vedere, voglio avere del potere decisionale. Poi non è detto che comunque col potere decisionale di un attore le cose vadano meglio, come abbiamo visto con Tom Hardy e Venom 2. Non lo so, siete entusiasti perché assomiglia a Morbius nei fumetti? Bene. Però io ho tanta paura che uscirà la solita, la cagata che è uscita con Venom. Poi, dove è ambientato? Allora, c'è l'avvoltoio di Michael Keaton, che dovrebbe essere nell'MCU. Però qualcuno ha visto anche la Oscorp, io adesso non l'ho vista in questo trailer, perché vabbè, per carità, è una prima visione. In questo trailer non l'ho vista, ma c'è la Oscorp. La Oscorp non c'è nel Marvel Cinematic Universe, c'è nell'universo di Andrew Garfield, se si tratta di un grattacielo così grande, perché altrimenti c'è anche nell'universo di Raimi, ma non è su un grattacielo la Oscorp, è una fabbrica diversa. Quindi può darsi che Morbius sia ambientato post No Way Home, anzi sicuramente, visto che uscirà dopo, ma secondo me già da questa cosa si intuisce che dopo No Way Home o sarà tutto nello stesso universo, quindi sarà tutto nell'MCU, ma la vedo molto dura,
O più probabilmente ci faranno finalmente capire che questo Venom, scusate, che questo Morbius, che poi è dello stesso universo di Venom, sono ambientati in un mondo dove c'è effettivamente Spider-Man ed è quello di Garfield o di Maguire, o lo è diventato dopo il pasticcio che ha fatto Doctor Strange. Non lo so, lo scopriremo, però no, comunque in ogni caso non mi spiego la presenza dell'avvoltoio. Da come la vedo io, anche alla luce di quello che è successo l'estate scorsa, che sembra che nessuno se lo ricordi, che Tom Holland non, e Spider-Man non facevano più parte dell'MCU, poi sono riusciti a contrattare un solo film ancora da protagonista, che è No Way Home. Poi in teoria lo Spider-Man di Tom Holland dovrebbe tornare in Sony ed è quello sicuramente che succederà dopo No Way Home. Proprio alla luce dei contratti, alla luce anche di quello che hanno fatto trapelare, e sì, sembra un po' come una fine. Poi faremo altri film, ma è un po' come una fine. È palese che stanno dicendo che Spider-Man uscirà dall'MCU, eh? E fin qui, visto come. A me non è piaciuto, poi vabbè. Però poteva crescere molto bene nell'MCU, però finisce nell'universo dove c'è questo Venom e questo Morbius. Mamma mia, ragazzi. Se siete contenti voi, sono felice per voi. Io sento solo lo schifo che sale. Non lo schifo di questo film in generale, di quello che potrebbe succedere. Questo film, secondo me, le aspettative che ho sono leggermente più alte rispetto a quello del primo Venom, ma non tantissimo. Quindi, boh, vedremo. Fatemi sapere la vostra qua sotto. Spero ovviamente di essere smentito. Anche il primo trailer del Joker non mi aveva convinto, eh. Poi ho adorato quel film, assolutamente. È una graphic novel, una rilettura del Joker che mi è piaciuta tantissimo, l'ho già detto. Come esistono le graphic novel che si discostano tantissimo dalla continuity, il Joker di Azzarello, per esempio. Possono esserci anche dei film fatti in questo modo. Dubito che sarà il caso anche di Morbius, ma se così fosse, se il trailer mi fa sospettare la merda. Ma invece trovo un bel film, tanto meglio, ovviamente, tanto meglio. Noi ci vediamo nel mio prossimo video, usciranno tanti video questa settimana, scusate la frequenza, ma come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, vi dico arrivederci al prossimo video.